Oggi abbiamo avuto l'occasione di presentare a questo quadrante della città i nuovi mezzi più bus per Roma che nel piano 2020, inizio 2021, hanno completato le loro consegne alla città. Sono 328 mezzi che Roma Capitale ha messo a disposizione di ATAC in usufrutto e in questo quadrante specifico ci sono 53 vetture che vanno a implementare il parco, a sostituire vetture anziane. Su un parco di 153-160 mezzi del deposito è quasi un terzo di sostituzione, quindi siamo molto soddisfatti di poter dare anche in questo angolo di città il rafforzamento delle linee presenti che passano proprio in questi luoghi, almeno le due che servono questa piazza e che senz'altro avranno dei riflessi importanti in termini di frequenza e puntualità delle corse, potendo finalmente contare su un indice di guasti decisamente ridotto. Si è concluso di recente un lungo percorso che abbiamo iniziato a fine dicembre di colloquio con i commissari per rispondere ad una serie di domande e di indicazioni che ci avevano richiesto sulla evoluzione del concordato. Questo ha fatto sì che sia stata definita un'anticipazione, tra le altre cose, tra le tante altre cose che si sono individuate come soluzione di possibili criticità, si è anche definito un'intesa con Roma Capitale per una anticipazione finanziaria di 40 milioni di euro a durata 12 mesi, che sta semplicemente a salvaguardare il fatto che la carenza di ricavi che derivano dalla bigliettazione, quindi di incassi che ATAC oggi non può prevedere puntualmente, in quanto la pandemia non è nei piani, diciamo, puntuali nella sua risoluzione, consente appunto di anticipare l'effetto dei ristori governativi, perché sia quelli del 2020 che ci devono essere ancora erogati, sia quelli che si prevedono per il 2021 non possono avere andamenti puntuali e quindi ATAC ha prevenuto, grazie all'accordo con il socio, la possibilità che vi possano essere dei deficit di cassa, ma si tratta comunque di impegni di natura finanziaria breve che saranno rispettati regolarmente alle scadenze previste, quindi entro i 12 mesi del contratto che andremo a stipulare. Non è una carenza di tipo economico che speriamo possa essere adeguatamente soddisfatta dai ristori oppure, come io mi auguro per tutti noi, da una soluzione del problema pandemico che ci ripermetta di avere ricavi attraverso il biglietto che i turisti di Roma cominceranno a ripagare insieme a tutti i cittadini. Per quanto riguarda il referendum che è passato in aula capitolina nella giornata di ieri, la posizione di ATAC è che si rispettano i voleri delle indicazioni date dalla politica. Ovviamente siamo soddisfatti del fatto che ci viene data la possibilità come azienda di avere una continuità e quindi di poter continuare il piano di ristrutturazione e di risanamento, mantenendo fermo l'obiettivo di soddisfare il concordato, di soddisfare il pagamento dei creditori del concordato, e questo ovviamente con i prossimi anni di continuità ci viene offerto, ma anche per prepararci a una sfida efficienza che possa mettere in condizione ATAC anche di essere in competizione con qualsiasi altro player del trasporto pubblico nazionale.